3, 2, 1, vai! È qui, scappò! La mia vuota! Scappò. È ferro! Ma sei una troglodita, quella lì è carbone! E mi confondo! Ma come? Lo vedi quel creeper? Sì! Dobbiamo affrontarlo! Ok! Allora, mori! Mi paro! Ok! La shield è potentissimo! Ma davvero? Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questa oggi iniziamo una nuova serie su Minecraft con la quasi Vanilla Craft. Ma che bel nome! Lo so, è un nome bellissimo. Sai perché? Perché? Perché giocheremo in un mondo completamente vanilla, ma completando delle missioni epiche, delle sfide quasi impossibili, potremo conquistare delle mod. Ma è una figata questa! E ti dirò di più, la serie sarà suddivisa in due video settimanali. Nel primo dovremo affrontare epiche sfide, insieme o contro, dipende dalla settimana. Mentre nella seconda dovremo giocare in survival, ma soprattutto gestiremo la nostra casetta e costruiremo anche altro. So che ti piacerà tantissimo. Non vedo l'ora di costruire, guarda, lo aspetto da tantissimo. Voglio fare una casa bellissima e soprattutto più bella della tua. Ma oggi si inizia con un'epica sfida. Siamo davanti ad un cartello, andiamo a vedere che dice. Una delle due ceste esplode, l'altra contiene un messaggio. Oh, partiamo, cioè, subito così? Abbiamo appena iniziato e ci vogliono già far morire. Ti sembra? Non Io è pensavo giusto? Che sarebbe stata una cosa allegra in compagnia, una giornatina soft al sole. E invece no, partiamo così. Subito con una sfida cattivissima, perché secondo me è cattivissima sta cosa. Se esplodi allora, tu un po' meno, perché è un po' più piacevole. Te lo sei meritato. La giornata. Te lo sei meritato. Niente cefoni in questa serie, è la prima regola. Ascoltami un attimo. Facciamo che io apro questa davanti a me e tu apri quella davanti a te, tanto cioè non c'è molta scelta. Ok, se c'è il messaggio dentro lo prendi al volo e corri, ok? Quindi devo essere velocissima. Prendi, corri, proprio boom, pronta? Pronto? Ti faccio il countdown. 3, 2, 1, vai! È qui, scappò! La mia vuota! Scappò! Ma... E quindi? Esplode? E quindi? Attenta! Aspetta! E quindi... C'era uno scherzo? Mi sa che abbiamo un burlone. Era uno scherzo? Non lo so. Ho paura perché magari di quelle cose che vanno un po' scoppiurite da te esplode da un momento all'altro. Magari un po' difettose e parte in ritardo. Esatto, invece no. Ok, no, ci ha voluto fare uno scherzo. Ok, allora, per ora siamo vivi, quindi... Meglio uno scherzo che un'esplosione, vediamola così... Esatto. Io direi che possiamo leggere, vuoi leggere tu? Sì, mi piace leggere i messaggi, vai. Sono curiosissima. Guarda che bel librettino che è da leggere, tutto per te. Carinissimo. Ci ho lasciato anche due bistecche, la vuoi? Dammene una, dai, magari poi mi viene fame, non lo so... Ok, sei pronto? Vai. Tre pagine, quindi è abbastanza lungo come avevo messaggio. Voglia di parlare, chiunque esso sia, ancora non so chi sia, vai. No, non lo sappiamo, per ora non si è presentato, quindi può essere un uomo. Lo chiameremo Mr. Who. Mr. Who? Perché non sappiamo chi è. Fantasia zero, dato che è il nome di una serie o di qualcosa, non mi ricordo. No, quello è Doctor Who. Hai ragione. Va bene. Basta, stai zitto, devo leggere, ok? Ok. Benvenuti nella quasi Vanilla Grazie. Craft. Grazie. Quest'oggi dovrete dimostrarmi che vi meritate di abitare in questo bellissimo mondo. Per farlo, smettila. Stavo dimostrando che me lo merito. Per farlo dovrete completare una sfida e se ci riuscirete avrete una ricompensa. Vedi? Stiamo iniziando a ragionare. Le ricompense ci piacciono. Esatto. Se c'è una cosa che ci piace sono le ricompense. Se sono sfide con ricompense ancora meglio. Poi? La sfida consiste nel riuscire a sopravvivere tutta la prima notte di gioco senza fare affidamento a nessun tipo di rifugio. Proprio a nessuno. Ok, cioè, quindi dobbiamo stare... Stai balbettando. Qua in mezzo alla pianura con una spadina di cacca... A sopravvivere tutta la notte in mezzo a zombie, creeper, scheletri. Io appena l'ho letto ho pensato, magari entriamo tipo in una miniera, ci tappiamo, ma dice nessun tipo di rifugio. Io avrei fatto così. Esatto. No, non ci credo. Adesso come risali? Aiuto. Il genio del male. Ok, tutto a posto. Tappa i buchi, non vogliamo buchi. Non so come tappa. Vai, tu mentre continua a leggere. Allora, uno okay. di due riuscirà a sopravvivere, la ricompensa verrà dimezzata. No, vedi, no, questo no, non ci no, piace. No, questo no. Questo no. Io ti volevo già usare come esca per far pensare ai mob a te e nel mentre io sopravvivevo, invece no. Metà ricompensa, non sappiamo qual è la ricompensa, magari è anche inutile, non ce ne frega nulla e ti posso far morire.
però adesso però è meglio non ti dovrò difendere. Se poi qualcosa di figo che ci servirà magari per costruire la casa o cose del genere. Siamo obbligati a collaborare oggi. Ultima pagina. Ok. C'è un PS. PS. Addirittura il PS. Esatto. È molto prolisso. È giovanile poi però, hai visto? Esatto, sì sì, è uno di noi. La ricompensa la troverete in questa stessa chest domani mattina. Quella quindi... che esplode o quella che non esplode? Quella dove hai trovato il biglietto. Ok. Quindi vi consiglio di non allontanarvi troppo. Quindi ci consiglio di stare in zona. Quindi non solo dobbiamo sopravvivere, manco possiamo andare sopra una montagna. Esatto, quindi ci dovremo arrangiare. Non sarà una sfida semplice, perché sembra una cosa semplice ma non lo è. Cosa facciamo per prima? Andiamo a raccogliere legna. Allora, no, secondo me ci dobbiamo dividere i compiti. Okay. Io sto pensando, dato che siamo in 1.9, perché non iniziare con un bello shield? Assolutamente sì! Quindi, fighissimo! Prendiamo legna, ci facciamo subito dei picconi di legno, prendiamo un po' di pietra, facciamo il piccone di pietra e ci buttiamo a cercare del ferro. Mi così... sono già persa. Ok. Vabbè, comunque. Andiamo a raccogliere obiettivo legna. Armatura la lasciamo perdere perché sarebbe troppo lunga. Ci facciamo una spada in ferro e uno shield in ferro a testa. Se ce la facciamo è buono. Ci serve anche del cibo, perché altrimenti perdiamo troppa allora, vita. Allora, corriamo verso questa parte. Vedo degli alberi lì giù. Ok, andiamo. È la cosa migliore da fare. Allora, ho iniziato a fare la crafting table. Mi inizio a creare il piccone e parto subito in miniera io. Se vuoi tu prendi magari un po' di legna in più. Sì, io penso alla legna, assolutamente. Ok, allora ti faccio un'ascia, così acceleri. Ok, aspetta. Grazie, perfetto. Ta. Ti ho fatto sia piccone, guarda quanto sono veloce, si accetta. Velocissimo, dai che ce la mi facciamo. Mi mangio la mia bistecozza e parto. Allora, per la legna serve questo, se mi dimentico sempre dell'utensile che si usa per la legna. Allora, per ora io mi limito a scavare verso il basso, anche se non dovrei fare così, se trovo un dungeon muoio. Io fra un po' arrivo e ti faccio gli utensili in pietra carini, okay, sto prendendo un po' di pietra, Stiamo andando bene, siamo ben organizzati, è una bella cosa, per una volta stiamo collaborando come si deve. Io ho paura di trovare mob, sento tipo rumori di pipistrellini, non lo so, ho paura di morire. Non morire, ti prego, non mi puoi lasciare da sola in questa sfida, io te lo dico, non mi puoi lasciare da sola. La notte è la parte peggiore del gioco, anche in real life è la parte peggiore della vita. Quindi non mi puoi lasciare da sola. Sto pensando, faccio anche la fornace. Sì, teniamo sì, tutto qua, mi sa. Sì, per ora sì, tanto non ha troppo senso. Ha detto di non allontanarci troppo, siamo comunque in zona. Esatto. Non siamo troppo lontani, quindi va bene anche rimanere qui. E tanto, cioè, è più comodo avere la crafting table qua piuttosto che fare avanti e indietro. Esattamente. Allora, l'equipaggio. Quindi abbiamo tutte le cose in pietra. Abbiamo una fornace dove cucinare il ferro. Ora bisogna trovare il ferro. Quindi io vado a cercare il ferro, tu vai a cercare cibo. Se trovi abbastanza cibo, poi mi raggiungi, così abbiamo doppie possibilità. Ok, no, allora stavo cercando il dungeon, ma ho trovato delle mucche. Tantissime mucche. Quindi le ammazzo, così procuro un po' di cibo anche io. Perfetto, io sto ammazzando pecore a non finire, cioè proprio. Ma povere pecore, io mucche. Ho trovato delle sono troppo belline le mucche. Non mi ha dato nulla questa, no, mi ha dato lana, vabbè. Che poi, hai visto che c'è un'animazione dei cuoricini che perdono? Sì, l'ho notato. Eppure tipo dicevo, della spada che taglia, l'hai visto? È no, strano. Io sto usando il piccone, perché la spada non la spreco, perché ho paura che poi non mi basti. Ma tanto le facciamo in ferro, scusami. Ma ho paura lo stesso, magari. Mamma mia, quanto distruggi. Conservi vabbè. Le cose. Usa la spada, ecco, usa la spada. Brava. Lo sai che io tendo a conservare tutto. Io sto continuando a cercare un dungeon, ma c'è troppa erba, non vedo una ceppa. Ok, aspetta, qua forse c'è un buco. Dai, ti prego, trovalo. C'è del ferro, c'è del ferro. Oh, anche mio Dio. Anche qua sotto, scusa, non l'avevi visto? Dove? C'eravamo qua attaccato. Cioè, c'era del ferro lì? Sì, assolutamente. Vabbè, io lo prendo, che devo fare? Ok, prendilo, ma guarda, ti dico già che ne ho preso tantissimo io, cioè ne ho già 6 e ce n'è un'altra qua. Non è ferro. Ma sei una troglodita, quella lì è carbone. E mi confondo. Ma come? Guarda, c'è già un creeper lì sotto. Non morire, eh. No, rimango qua, guarda, faccio le cose alla luce. Sei la mia fonte di cibo. Aspetta, mi stanno sparando. Chi? Gli scheletri? Esatto. Scappa. Me ne vado. Ok. No, il carbone è lo stesso importante, perché io qualche torcia la voglio fare. Cioè, lo sai che poi al buio io ho paura. Cioè, voglio stare un po' con un po' di luce. No, ma tu pensa al cibo, perché tanto ho trovato carbone, ho trovato ferro, ho trovato tutto. Ci penso io, fidati della rondine che vola. Perfetto, non sei una rondine, ma va bene uguale. Però volo. Non lo so. Sì, ogni tanto. Vuoi vedere allora, come volo? Allora, che stai trovando lì sotto?
un sacco di roba. Allora, col ferro siamo tipo a 15. Cioè, se continuo così ci esce anche un po' di armatura per farti capire. Ma qui c'è ferro, vedi? Ti vedo anche. Guarda, anche qua su ce n'è. Ah, sì, lo prendo io, sì, tranquilla. Perfetto, no, infatti non scendo. Quindi era allo stesso posto. Vedi, allora non sono così scemo, meno male. Sento. Hai trovato la fornace? Sì, sto cucinando. Hai messo il carbone e anche la carne? Esatto. O hai messo il ferro? Lo so fare, so cucinare. Ok, allora, mentre tu cucini io non posso fare nulla. Crea un'altra fornace, facciamo così. Bravo. Perché altrimenti dobbiamo aspettare troppo tempo e secondo me non... Sto mettendo anche le altre bistecche perché è il caso forse di prenderne altre. Tu quanto cibo hai? Io ho 6 più 1. Perché sì, 7. Ho 6 di mucca e 1 di pollo. Allora, io ho 8 pezzi di carne di pecora, non so come la devo chiamare, e 2 polletti, chiamiamoli così. Quindi, sai che... solo che dovrò mangiare anche adesso perché sono già bassa. Ho una notizia. No? Questo è il sole e qui tramonta. Tipo, credo che manchi un minuto. Siamo vicini, vicini alla notte. Oddio. Fai delle torce, ascoltami, fai delle torce. E il carbone ci serve per il ferro. Come facciamo? Non lo so. Come facciamo? Sto finendo. No, delle torce almeno 2 le dobbiamo fare. Io pensavo che fossimo messi bene, ma sto iniziando a preoccuparmi un po', se devo essere sincero. Allora, io sto cucinando tutta la carne, te lo dico, così almeno è tutta cotta. Ok. E siamo a posto per la notte. Io sto facendo le spade di ferro anche per te. E la spada in ferro. Ah, ok, grazie. E ce l'hai qualche bastoncino già fatto? Sì. Perché ti ho dato tutto il legno, non per altro. Okay, grazie. Allora, aspetta, ho lasciato il carbone qua. No, aspetta. No, questo non è il mio. No, l'ho ripreso. Sto panicando perché ho paura di... C'è il tramonto. Allora, ecco qua. Non mi ricordo come si crafta lo shield. Sto improvvisando, io te lo dico. Dimmi che è così. No, così. Aiuto. Ok, l'ho beccato. L'hai fatto? Sì, uno. Ma me l'hai fatto? E 2, sì. Ok. Allora, dove ci mettiamo? Indossalo. E come si indossa sto coso? Ah, qui! Bello! Non l'avevo ancora visto! Oh mio Dio! Io non ho cucinato carne! Allora, ne ho io carne, non ti preoccupare. Stai calmo. Stai calmo perché abbiamo tutto sotto Madonna, controllo. Mi hai fatto venire un infarto. Mi hai fatto venire un infarto. Sto mangiando. Mi hai fatto venire un infarto. Lo vedi quel creeper? Sì. Dobbiamo affrontarlo. Ok. Allora, mori. Mi paro. Ok. Lo shield è potentissimo. Ma davvero? Col creeper non ho preso neanche un danno. Bello. Ammazzo questo zombie. Prova a parare. Ok. Bellissimo. Figo, vero? Tanto. È una figata pazzesca. Ok. Ammazza. Perfetto. Allora, ci arriva un altro zombie. Vado alla carica. Mi sta infogando un po' troppo. Ok, ho parato. Aia. Mi ha tirato una sberla. Occhio da dietro. Li vedo. Ok. È pesantissima sta cosa. Allora, ce ne arriva una. Ok, lascialo lì sotto. Alle spalle. Oddio. Dentro di te. Ma parami le spalle. Coprimi le spalle. Ce l'ho io. Ok. Mamma mia, ma quanti ne arrivano? Tanti. Un altro. Pensaci tu a questi due un attimo. Mi allontano e mangio. Ok. No, cavolo, non ho fatto in tempo. Non morire. Paro, ok. Boom. Aia. Ok, l'ho ucciso. Aiuto. Ok. Allora, io piazzo le torce. Le piazzo così, ok. Direi che essere almeno circondati da un po' di luce è un po' rincuorante, no? C'è uno che ti aspetta, aiuto. Oh no, pure un... Attenta. Alle torce non servono molto. Allora, non so cosa fare, sono troppi. Occhio. Aiuto. Tieniti con lo shield, tieni a parare. Sì, ci sono. Vado sullo scheletro. Ti salvo. Oddio, che casino. Aia. Maledetto, mori. Ok, morto. Io ho la metà dei cuori. Ma lo shield è bellissimo. Che buono, creeper. Io non vorrei dire, ma lo shield è bellissimo. Allora, la luna è sopra di noi, sta iniziando a scendere, quindi siamo... vicine alla fine della notte. Arrivano altri mob. Poco più di metanotte. Attento. Altro che vicini. Ok, arrivano due zombie. Non ho una bella concezione del tempo. Allora, picchiamoli, stai attento. Ce la fai? Abbiamo un creeper alle spalle che lo vedo sempre lì vicino. No. Ti prego.
Che ti prego, che fine hai fatto? Sono caduto in questo buco, non l'avevo visto. No, dai, no. Non andare lì dentro che sono pieno. Non ho vita. Levami l'altro, ti prego. No, ti prego. Ho metà cuore. Io non ci credo. Scappa, scappa. Ti prego, scappa. Non ci credo. Sei ritardato. Perché mi fai queste cose? Non ho visto il buco, cavolo. Perché mi fai queste cose? Come faccio a scappare? È altissima sta cosa. Come me ne vado? No, ti prego. Non puoi morire anche tu. Però ho scoperto una cosa interessante. Ok. Che quando tieni le oscille prendi ti toglie metà cuore. L'ho scoperto morendo. Ha anche senso. Eh sì. Cercando di andare. Dov'è l'uscita? Dov'è? Ti prego, non morire. Ok, aspetta, sto uscendo. Ma perché? Okay, e sarà peggio uscire. Perché nei video mi va sempre tutto male? Sei tu quella che muori di solito. Perché devo morire io? Non l'avevo vista il buco. È colpa tua. Ok, stanno prendendo fuoco. Stanno prendendo fuoco. Guarda lì giù, sta prendendo fuoco. Ok, allora ufficialmente ce l'hai fatta. Hai la ricompensa. Sono il vincitore del mondo. Devo tornare avrò da te. Avrò la ricompensa. Arrivo. Ci vediamo alle ceste. Eccomi. Sono arrivato. Perdente. Perdente. Maledetta. Non ci provare, guarda. Una spada in ferro e ti posso uccidere. Io ho un uovo. Ma che carino. Oh mio Dio. È troppo bellino. Allora, non so quante priorità c'erano. Dai, apri la chest. Fammi rosicare un po'. È arrivato il momento della ricompensa. Okay. Allora, dovrebbe essere qua. Ok, c'è un altro messaggio. Ok, ok. Leggi, leggi. Leggiamo prima il messaggio. Sì, 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 sì. Allora, c'è una risata con Steph, fai schifo. Vedi? Non lo dico solo io, lo sottolinea chiunque. Ok. Complimenti, Ferenichi. Dentro la cesta troverai la tua ricompensa che ti servirà per la prossima sfida. Una risata malefica. Stava facendo il birichino. Non la sapevo fare, ma era una risata malefica. Ok. PS, quel fiore per Steph. RIP. Mi sta... Allora, lascia un messaggio dentro la cesta da parte mia di lì che li vado a spaccare il culo, guarda. Mi ha fatto arrabbiare, il fiore me lo prendo comunque. Guarda la tua bella ricompensa, l'ho già guardata al posto tuo, mi sono rubato il fiore. Una bellissima armatura in pelle. Beh, in che realtà ovviamente fa schifo. Solo per me. Tu fai schifo, sei geloso perché non hai preso nulla. Sei totalmente geloso, guardami. Guardami. Una barbona. Sei geloso, semplicemente perché hai perso. Con lo shield sì, ci sta benissimo, guarda. È una figata pazzesca. Metti anche la spada. Aspetta. Guarda che figa. Lo so, sono fighissima. Sono prontissima per la prossima sfida, qualunque essa sia. Quindi, per la prossima challenge, nell'episodio numero 1 di Survival, dovremo procurare la pelle per fare la mia armatura, perché altrimenti... Non ce la faremo, secondo me. Sarei svantaggiato e ci farei perdere, stai dicendo questo? Esatto, secondo me succederà qualcosa. Comunque, ragazzi, vi voglio dire una sola cosa. Il primo episodio della Survival sarà il primo d'aprile, ovvero pesce d'aprile, e ho già in mente qualcosa per Ferenichi. Quindi preparatevi perché mi vendicherò. Mi vendicherò di questa bellissima armatura. Cioè, hai perso tu, che c'entro io? È colpa tua. Non gioco il primo di aprile, allora. Ci stavamo guardando le spalle e non mi hai avvertito del burrone. Ma se io avevo un sacco di mob davanti. Verrai torturata, sappilo. Non potrai neanche camminare che morirai. Beh ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.